Aspetti, ma non per trasformarti in piccoli economisti, no? Ma per alfabetizzarli ad utilizzare al meglio le associazioni che in questo possono lavorare attraverso anche questa cabina di regia comune. Questi sono solo alcuni degli spunti emersi dall'intervento relativo al lavoro del secondo workshop. Perché scende adesso, dice lei, perché è il vostro momento, eh? Avete atteso, immagino ci saranno degli spunti di riflessione, è previsto anche da scaletta, delle domande, degli spunti, degli interventi brevi, chiaramente, perché poi avviso che, informazione di servizio, il primo bus parte alle 13.45 dallo Sferisterio, il secondo alle 14.45, dopodiché rimarrete cittadini onorari di Macerata, vita naturale durante, che non sarebbe male, quanto visto sopra. Diciamo, parte alle 13.45, parte, sì, esattamente. Parte nel senso non aspetta, ecco, non aspetta, parte, sì, beh. Siamo pronti, c'è un primo già intervento, mi raccomando per permettere a tutti la brevità, la stricatezza, sempre il microfono, si può alzare i piedi, prego. Buongiorno a tutti, sono Fabio Amici, mi occupo dei temi della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni per la Comarca, Associazione dei Consumatori. Ecco, come ho detto ieri, vorrei porre l'attenzione a alcune riflessioni, si parla di trasparenza, si è parlato delle criticità, delle omissioni da parte delle autorità vigilanti, vigilanza. Ecco, io volevo far presente che queste autorità devono adeguarsi alle normative anticorruzione, devono fare il piano triennale di prevenzione della corruzione. Parlo per esempio di Banca d'Italia e Consob. L'hanno fatto, per esempio la Banca d'Italia l'ha aggiornata nel 2018. E su questi piani di prevenzione della corruzione, noi, associazioni di consumatori, abbiamo perso un potere enorme. Il decreto legislativo 97 del 2016, l'articolo 10, ha abrogato il comma 1 dell'articolo 10 del 33 e quindi tutte le pubbliche amministrazioni, i soggetti che erano tenuti a chiedere i pareri al CNCU e ai CRCU, non lo devono far più. Io quando ho letto la bozza sono partito, sono andato a Roma, ho incontrato il dottor del Vecchio, e dico, guarda che questo decreto legislativo mi sembra che abolisca questo compito che compete a noi, cioè noi avremo la possibilità di dare il parere sul piano di prevenzione della corruzione della Banca d'Italia, della Consob. E ieri l'avvocato Tanda, che io ringrazio per il suo intervento serio, preciso, sulle omissioni di vigilanza che sono state uno dei settori che hanno contribuito a consentire ai funzionari della banca, io sono stato un funzionario di banca per tanti anni, un ufficio legale, quindi conosco la realtà all'interno delle banche. Quindi ritornando poi alla domanda, poi noi associazioni di consumatori, io non condivido il presupposto che noi dobbiamo difendere gli utenti di servizi, ma com'è possibile che non siamo dotati di autonomia e indipendenza e dobbiamo appartenere a un CRCU che è gestito da dirigenti tanto di cappello della regione Marche o le altre regioni, o il CNCU che è un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico? Io vorrei l'autonomia e indipendenza delle associazioni di consumatori e poi ripristinare questo obbligo che avevano le pubbliche amministrazioni di chiedere il parere a noi associazioni di consumatori del CNCU, perché nessuno ha reagito seriamente a questa nuova legge. Grazie. Grazie. Chi vuole rispondere al microfono là, velocemente, così diamo modo a tutti coloro che vogliono di intervenire. Prenotatevi. Prova. Sì, non ricordo il nome, ma ricordo amici, dottore, siamo incontrati anche una volta a Roma. Io condivido in pieno la sua riflessione sul posto che bene fa un cavallo di battaglia importante anche per noi, è stato diciamo importante ricevere la sua protesta e il suo regalo, perché onestamente le devo dire che condivido la necessità che la revisione normativa possa essere nuovamente riapprovata. Le condivido le finalità e credo che possa anche contribuire a obiettivi di maggiore trasparenza. Comprende dal mio errore in certe, comprende anche un po' il mio imbarazzo, no? La decisione era assunta dall'esecutivo precedente a quest'ultimo che ci ha onorevolmente rappresentato. E vedremo adesso se con nuova legislatura potremo ripresentare questa disposizione normativa e riproporla, diciamo, per la sua approvazione. Ringrazio.
Grazie, sto muovendomi per il Lauro Rossi, ma credo che siano stati così bravi i nostri relatori che non ci siano ulteriori dubbi, domande. Ci siamo? Siete stati così bravi che non avete lasciato adito a dubbi, no, qui abbiamo già dato, non so Pietro, ci siamo, andiamo allora a questo punto alle conclusioni. Prima delle conclusioni ci vogliamo fare quella sorpresa? No, lo facciamo dopo? La sorpresa? Senti, giornalisticamente, perché non vorrei che mi scappa il sindaco. Per dare il senso, quindi a furor di popolo, se dire, per dare il senso della grande ospitalità marchigiana, perché noi ci mettiamo il cuore e l'anima. Ieri, per chi c'era, la cena che abbiamo avuto il piacere di vivere all'Anton, c'è stato davvero un gettare il cuore oltre lo stacco, abbiamo rischiato anche le coronarie, come documenta questo video. Prego. Così l'anno prossimo non ci sono sicuro. Io vi ringrazio, vi saluto. Interpreti del Saltarello in maniera eccellente, se non lo avete riconosciuto, Pietro Talarico, ancora come il sindaco Romano Carancini. Ma insomma, la cosa bella dell'ospitalità è questa, cioè, ho detto ieri proprio guardando queste immagini, e voglio anche aggiungere questo: il sindaco di Macerata, lo potete immaginare, è chiamato quotidianamente ad eventi, appuntamenti come questo. Già il fatto che sia qua due giorni e che ieri sera sia sopraggiunta alla conviviale, cosa che fa molto di rado, dà il senso dell'importanza di questo appuntamento e l'omaggio che vuole dare con la sua presenza qui. Quindi io credo di ringraziarla con tutti. Grazie. Ho detto molto bello, tratto dalla Bibbia, che dice: pratica l'esercizio dell'ospitalità, perché nel corso della storia c'è chi ha ospitato angeli senza saperlo, e voi siete i nostri angeli. Chiudiamola qua, ci commuoviamo tutti. Con questo video vi sono garantito l'esclusione dalla 18ª edizione. Chiudiamo degnamente, ritornando un attimino seri, il podio lo aspetta per le conclusioni. A Mario Fiorentino, direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vicinanza, la normativa tecnica del Ministero. Vuole stare benissimo, ospitalità vuole che l'ospita abbia sempre ragione, quindi resta a Mario. Grazie, intanto per me è un piacere tornare nelle Marche, perché trovo che sia una regione ospitale, quindi è stata una grande gioia anche il suo carattere personale, anche istituzionale, soprattutto dopo le brutte vicende che hanno interessato questo territorio. Io credo che non meriti, no, la pubblicità negativa che ha avuto, credo che sia invece una grande relazione di ospitalità, ma anche una grande storia, una grande relazione. Quindi spero che anche questo nostro evento possa contribuire, no, a ridare immagine positiva di questa terra, che uno è assolutamente bello, piacere, ospitare in tutte le sue manifestazioni. Volevo rapidamente ringraziare chi ha contribuito a questa realizzazione di questa rete, innanzitutto i miei due amici e rappresentanti delle associazioni dei consumatori, Valeria Mostaccio, che ha fatto delle ottime relazioni conclusive, il sindaco e vice sindaco, l'autorità regionale. Io sono stato un intervento in videoconferenza al Sassuolo dell'Ospitalità Collettiva della Regione Marche, che naturalmente ci hanno appunto accolto con grande senso appunto di ospitalità e di accoglienza, tutte le associazioni del CMCU qui rappresentate, perché io ritengo che a distanza di 20 anni dall'approvazione del codice del consumo sia compito un po' di tutti di contribuire alla rinnovazione, no, delle questioni, alle modalità operative di tutela del consumatore, perché abbiamo un mondo che veramente corre alla velocità della luce, quindi noi dobbiamo cercare, credo, nuovi modi per andare incontro alle nuove e più complesse esigenze dei consumatori e degli utenti. Mi sembra che qualche spunto in tal senso deriva anche dalle relazioni di Alessandro Mostaccio e di Pietro Verdadero. Naturalmente ringrazio i miei
grandissimi collaboratori, dottor Vincenzo Di Maio, dottoressa Roberta Serroni, perché sono stati sempre attenti nella elaborazione, diciamo, delle iniziative volte alla concreta realizzazione di questo evento, naturalmente tutti i loro collaboratori che non posso rammentare per ragioni anche di brevità. Piero Della Rigo, perché sostanzialmente è il nostro mentore qua in Macerata, è il nostro ottimo amico e collaboratore all'interno del CNCU, che mi ha fatto in qualche modo piacere che ci abbia raggiunto, come sapete, per il lavoro, il presidente del Comitato di Educazione Finanziaria Assicurativa e Previdenziale e anche Antonio Danza, che ha la doppia veste come anch'io, ahimè, no? Perché Antonio rappresenta il mondo associativo, ma è anche lui stesso membro del Comitato di Educazione Finanziaria. Io stesso sono dalla parte del rappresentante delle istituzioni e presiedo come presidente delegato CNCU, quindi sono un po' nell'occhio sempre del ciclone, perché abbiamo due giardi che non è sempre, diciamo, che si pensa non sempre facilmente tra queste conciliate. Perché il tema è stato rivolto quest'anno alla educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa? Perché è un tema importante, complesso, perché sono le attività di carattere istituzionale e sociale che poi vengono a impattare direttamente, quotidianamente direi, sulla nostra vita, e tutti quanti noi siamo confrontati a una complessità di sistema sempre più variegata e difficile da affrontare. Ne parlavamo poc'anzi con Alessandro Mostaccio e Piero Cotelli sul Pullman che ci accompagnava qui alla cosa. Ci troviamo un po' alle volte, non vuole essere un messaggio negativo, al contrario, è un messaggio di consapevolezza delle difficoltà che quindi a volte ci troviamo un po' a svuotare il mare con un cucchiaino, cioè ognuno di noi come cittadino utente, anch'io sono stato oggetto, vittima, diciamo, di alcune pretese commerciali che a quali nessuno di noi spesso riesce a far fronte, no? Le grandi potentate, le grandi industrie, le grandi imprese sono in grado di, limando un euro, due euro, tre euro sulle fatture, sui contratti di fornitura, di fare grandi numeri, spesso non dovuti, che non ricalcolano le spese, i costi vivi del servizio, della fornitura, e questo però non consente neanche a noi, però è una lotta impari, perché nessuno di noi si mette a fare guerre commerciali, quindi però su questa antinomia che sostanzialmente loro giocano per recuperare una sorta di indebito vantaggio a danno appunto dei consumatori, degli utenti, quindi un mondo sempre più difficile da affrontare. Il Comitato quindi si vuole prefiggere, ed è una missione veramente molto molto difficile, di aumentare naturalmente il livello di consapevolezza da parte dei cittadini, ma questo è un mestiere effettivamente non facile. Abbiamo attivato un portale, ma siamo ancora in una fase direi embrionale, no? Perché ci sono state anche, diciamo, delle forse polemiche troppo, ma insomma degli aspri confronti che hanno riguardato la prima elaborazione delle politiche del Comitato di Educazione Finanziaria. In data 4 giugno, questa notizia che vi do, andremo a dialogare all'interno del Comitato stesso per cercare di riorientare in parte quello che è stato finora compiuto e cercare di portarlo verso una maggiore concretezza operativa. Così come raccolgo anche l'invito di Alessandro Mostaccio, cioè di creare sostanzialmente un gruppo di studio permanente che possa validamente supportare il Comitato di Educazione Finanziaria, perché credo che possa effettivamente essere molto 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 utile. Non deve limitarsi a preparare l'attività del Comitato a intravedere le azioni soltanto formali, ma deve veramente cercare di elevare, far crescere questa consapevolezza. Insomma, però le difficoltà ci sono, non ve le nascondo, e da questo punto di vista il contributo anche da parte delle associazioni dovrebbe essere benvenuto, perché non è un compito agevole. Anche di questo parlavamo, in via del tutto informale, sempre con Alessandro e Pietro Paderi. Io credo che ognuno di noi capiti pressoché quotidianamente ricevere comunicazioni, per esempio dagli istituti finanziari, sulle modifiche contrattuali sicuramente provocate o necessitate da normative di carattere o internazionale o europeo o nazionale. Però quello che tutti quanti noi facciamo è che mettiamo un clicchetto sull'archivia e non ci leggiamo quel documento né in quel momento, né la sera, né il giorno dopo, che non abbiamo né il tempo, né la voglia, né forse neanche la capacità ognuno di noi di entrare nel merito delle singole cose. Quindi
Il vero problema al quale noi ci troviamo oggi confrontati è una complessità sostanzialmente difficile da compensare con un'azione educativa, un vero e proprio, una vera e propria asimmetria informativa. Ricordiamo quindi però che abbiamo un articolo nella Costituzione che parla del diritto all'informazione, però noi dovremmo cercare di far sì che questo articolo possa essere concretamente applicato. Io tenterei, forse un volo pindarico da parte mia, però volevo lanciare anche una riflessione quasi provocatoria, che più che il diritto all'informazione dobbiamo avere il diritto a una corretta informazione, cioè rendere concreto e operativo questo principio costituzionale della nostra carta fondamentale. E l'altro tema fondamentale, il quale ieri anche provocatoriamente e di più in via ancora informale ho parlato con le autorevoli rappresentanze di Banca d'Italia e di Consob, chiesto loro, naturalmente ne conoscevo bene il carattere, abbiamo detto, provocatorio, ho chiesto ma come mai? E noi ogni volta che facciamo un contratto di assicurazione, un contratto per un servizio finanziario, un contratto bancario, abbiamo 30-40 pagine di informazioni precontrattuali, che è difficile onestamente, no? Entrare nel merito, perché è una cosa troppo difficile. Naturalmente loro hanno dietro le spalle una complessità proprio di sistema, questo è il vero problema. E quindi sostanzialmente spesso le condizioni generali dei contratti che tutti noi siamo chiamati a firmare non sono altro che la conseguenza di un mondo sempre più complesso nel quale ognuno di noi si trova a vivere. Allora io dico, lo so che è un'impresa difficilissima, ma il primo e il migliore obiettivo che noi potremmo prefiggerci, ovviamente a livello nazionale, faccia portavoce anche altrove, è quello di di avere una sorta di massima semplificazione, perché è l'unica modalità ad oggi che potrebbe consentire un rapporto migliore, diciamo, in termini di trasparenza tra le imprese e i consumatori utenti, e ridurre, abbiamo detto, questo fatto dell'assimetria formativa. Dico una cosa banale, potrebbero essere accompagnati i contratti da delle brevissime da un compendio, diciamo, che sintetizza i principali diritti ed obblighi di entrambi le parti, senza eliminando quindi da questo punto di vista, normalmente estremamente che replichino le condizioni normalmente generali del contratto, ma che le sintetizzino e rendono meglio conoscibili. Questo secondo me potrebbe contribuire ad aumentare la consapevolezza. Sembra il classico coniglio della cilindra, ma credo che questo sia l'obiettivo che tutti quanti non ci dovremmo prefiggere, che altrimenti arriviamo a quello che dice giustamente, ha detto anche Alessandro Mostaccio, che le istituzioni bancarie, finanziarie, assicurative, anche le evidenziarie, hanno degli obblighi di legge, ci sottopongono a ognuno di noi come cittadini, utenti, consumatori, una serie di modelli da siglare e da firmare, di cui noi onestamente spesso firmiamo, perché facciamo un grandissimo affidamento, spesso un cieco affidamento in quello che ci sottopongono a firma, ma sostanzialmente, come dite, quindi se le aziende e anche le amministrazioni pubbliche spesso cartolarizzano sostanzialmente questo loro obbligo, no? Acquisendo le firme, facendo un adempimento di carattere formale, ma la sostanza in realtà non è stata. Quindi questo è un po' il mio auspicio, che da questo tipo di riflessione possano uscire delle nuove modalità dell'essere. E naturalmente da questo punto di vista il dialogo tra le associazioni e l'amministrazione è sempre, diciamo, io lo spero possa essere ancora più profondo. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a Mario Fiorentino. Siamo in chiusura, abbiamo un pochino anticipato i tempi e quindi credo che questo permetta e consenta anche a chi dovrà fare tanta strada per tornare a casa di muoversi con più agilità. Ci sono delle informazioni di servizio da dare, grazie anche a Maurizio Lacerra. Intanto, visto che siamo un pizzichino in anticipo, segnatevi, alle 12.30 ci aspettano alla Filarmonica per un pranzo veloce, un pranzo che si mangia ancora ciauscolo. Chi ha mangiato questo ciauscolo benedetto, alzi la mano, l'avete assaggiato?
tavolo del ministero lo so, conosco la vicenda. Bisogna, non potete abbandonare le Marche. Signora, lei quel pupo, quel bambino, lei ha dato il ciauscolo nel biberon alla creatura? Molto bene, lo vedo bello pimpante. Attenzione, ricordiamo che i bus partono dallo Sferisterio, giustamente partono, e sottolineiamo partono, alle 13.45 partono, quindi bisogna che siate lì fisiologicamente 5-10 minuti prima, se possibile, 13.45 e 14.45, perché c'è un vecchio detto che vale sempre nelle Marche come altrove: il treno non aspetta, quando al momento parte, e quindi bisogna arrivare per tempo. C'è un'altra bella notizia, attenzione, ho addirittura l'assistente che velina, ragazzi, altro che complimenti, non avete badato a spese qua, grazie, un applauso a Maurizio Lacerra, davvero, per la pazienza con la quale si è relazionato con me, si è andato tutto bene, e merita anche della sua importantissima cabina di regia. Informazione tecnica, attenzione per gli ospiti che hanno i loro mezzi in hotel a Civitanova, ricordiamo che la navetta li riaccompagnerà negli hotel partendo dallo Sferisterio alle ore 14.45 parte, quindi 14.35-40 se già lì. Ricordiamo anche che a bordo saliranno anche ospiti che andranno a prendere il treno alla stazione di Ancona, e quindi non sarà possibile attendere eventuali ritardatari, ips ed ipsit. Chi decidesse di non usufruire del servizio navetta per il rientro a Civitanova è pregato, uscendo, di dare tempestiva comunicazione alla segreteria, onde evitare inutili attese. Ma dov'è? Ma dove non è? Ma non veniva, quindi segnalate se non volete usufruire del servizio navetta. E poi la cosa che stavo effettivamente per annunciare, un piccolo ulteriore omaggio: gli atti, i video, insomma i documenti che in parte abbiamo già snocciolato in questa mattinata, i video e le foto di questi due giorni verranno raccolti in un cofanetto che poi verrà inviato il prima possibile a tutte le associazioni come ringraziamento davvero per questa presenza. Sento essere molto gradita. Ci salutiamo con un ultimo messaggio umile da parte mia, qui svesto i panni del conduttore, parlo da utente, da cittadino, da consumatore. Ho avuto il privilegio di stare vicino a voi. Dovete sentirvi davvero onorati di fare il lavoro che fate. Io ieri sera vi guardavo i tavoli, leggevo le sigle delle associazioni. Io che faccio questo mestiere cerco di farlo giustamente, informazione sì, ma corretta informazione, ed è una fatica. Quando parlo del vostro lavoro io mi sento onorato, perché il diritto che voi quotidianamente tutelate è il figlio primogenito della libertà. Lo dico spesso in diretta: se c'è libertà allora c'è diritto.